Ragazzi, ma this is a dream? Is this a dream? Guys? It's incredible. Lenny è morto. Ero tornato da Guar, ma Dutch diciamo che non è al massimo della sua sanità mentale. È morto sia Kenny sia Strauss. No, Strauss, come cazzo, Ossie. Fateci caso che quando muore un componente della della combriccola, lui perda le loro qualità. Allora, possiamo parlare con Dutch. E l'altra dov'è? Sedi. Effettivamente John ci manca, eh? Io andrei da Sedi. Another day. Sì, Bill. Guarda che apre bocca. Pedro. Sei troppo Pedro. Mi sei mancato tanto, Pedro. Pedro, mi sei mancato, lo sai? Sei troppo Pedro. Lo sai che sei Pedro? Pedro. Ma cavolo, fai così. Ci si lava un pochino, Pedro. Pedro, fatto. Ora sì che sei più Pedro di tutti. Allora, Adriano, portami da Sedi, che c'è da... Oh, c'è anche Charles Chetigny. Ti invito dalla sua mostra. Facciamo che alla mostra ci andiamo dopo aver liberato John, ma forse se liberiamo John facciamo un casino assoluto dove poi ci cacciano da quella città. Allora, Pedro. Si bagnano i piedini, Pedro. Red Dead Redemption, detto anche il miglior gioco del mondo? Oh! Oh, merda! Come c***o va? No, no, non fruga! È morto? Oddio, ma lo hanno distrutto! È morto, quindi io direi... Ma sì... Ah, non aveva niente di importante. Esca per predatori? Ah, l'ha ucciso un animale? Vediamo i dettagli del corpo. Ma sì, guarda, gli hanno tagliato la faccia, poverino. Sembra di sì. Da lui una degna sepoltura. Non posso, sono impegnatissimo. Bedo, che hai? Ti sei infastidito? Sì, troppo Bedo. Che c'è, serpente? Eccolo. Serpe. Allora, Bedo, andiamo da questa parte. Salteno. Bravo, Salteno. Bedo. Siamo tornati a St. Denis. Un po' di serietà, per favore. Scherzo. Ad onore siamo messi molto bene. Spariamo in testa a qualcuno per ridere. Prima Sedi o la mostra d'arte? Iniziamo con un po' d'azione e poi magari facciamo la mostra in mezzo. Abbasso l'audio. Che succede?
Ti ho conosciuto col gameplay di Doki Doki Literature Club. Qualche commento a freddo di quel gioco? Lo consiglieresti? A tutti. Bro? Arthur? Oh! Peggio. Ma forse si è ammalato a guarma di qualcosa che non c'è da queste parti. Oppure? Il bivio. Can I help you? I need a doctor. Porca madonna, sto morendo, guardami. Just one second, sir. Come in, pal. Come in. Oddio, non mi fa più. Ok. Ricordo questo posto. And that's doctor, mister, to you. I'm sorry. I was joking. Look, friend, I don't mean nothing, but you got money? I mean before I start treating you, because I got a family. Yeah, I understand. Here, let do you. Sure. Thank you. Now, what's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them. I'm coughing. Is there any blood? Sometimes. Ma che cazzo ha? Breathe. Again. Oh, let me see your tongue. Merda. What is it? Not good news. Well, I guess that. You got tuberculosis. I'm really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What do you mean? You're real sick. It's a progressive disease. And you'll be. Now, the best thing is rest. And getting somewhere warm and dry and taking it easy. Now, is that possible? Sure. I can just take my winters in my country club. In California. No, it's not possible. Ma sì, fumagli accanto al malato di Dizzy. Like I said, I'm real sorry. Yeah, well. Yeah, well, wait. Let me get you a little bit more energy today. Arthur. Vuoi andare da Pedro?
secondo me la tubercolosi l'ho presa. Con il tipo che ho toccato poco fa. Oppure a Guarma. Arthur sta morendo. Pedro. Pedro. Sento poco bene, Pedro. Portami a liberare John. Oh merda. Oh merda. Tossisce. Ovviamente ragazzi, sospendete tutti quelli che mi dicono perché mi sono ammalato di tisi, cioè fatemi stare nel mio... Problems coming in? Nah. Guess they know now we ain't in the city. Arthur. Who, Mr. Milton's friends? Yeah, they've had patrols out ever since you boys disappeared. Che grande, Sadie. At least you're alive. For now, yeah. What happened in... Guama? Yeah. Nothing nice. What happened to Dutch? Because he seems... I don't know. Vero. Seems as... Mamma mia, come sei messo male, Arthur. Years ago, maybe. Slow decline, I guess. What do you mean? I ain't quite sure. What happened here? I started gathering people up as best I could after you boys left. And John... Tisi e tubercolosi sono la stessa malattia. Sono sinonimi. So that too. Hell, we got Lenny's body out as well. Oh, avete recuperato il corpo di Lenny, ma siete dei grandi. Mi confermate che tisi e tubercolosi sono la stessa malattia? Ragazzi, dovete alzare voi. So, what's your plan here? Well, I figure before we do anything,
We need to make sure John's even still at this prison. And how do we do that? We need to get up high enough to get a proper look at the place. What? It's on an island, ain't it? È il motivo della morte di un grande personaggio della storia dei musical, la tubercolosi. I want to tell everybody that this is your song. Hey, we didn't know if you was even coming back. Whole thing hit folks real hard. Sembra che tu abbia assunto il comando. Heron's gone falling fully into the bottle. Strauss is a bag of nerves. Swanson, well, Swanson's actually gone and cleaned up his act. So I guess it ain't all gone to shit. I'm just happy you boys were able to find us. Javier said he got the letter I left at the post office. That was a good idea. Until the Pinkertons showed up. Elton John è morto di... non spoilero. Detto personaggio di musical, non cantante. Personaggio, una storia finta. Mr. Bullard. Ah, Mrs. Adler. It's good to see you. Good to see you. Ah, this is my friend I told you about, Mr. Morgan. Ah, yes, Arturo Bullard. At your service, sir. At your service. Arthur Morgan. Well, it's a nice, fresh day for flying, sir. A day like today, an Icarus would have made it across the sea. You ever flown before, sir? No. Oh, well, it's quite a thing. Quite a thing. Now, put these on and hop in. Well, ain't she coming? Well, women can't fly, sir. Are you insane? They can't. Oh, no, sir. It does terrible damage to them, to their vapors. I thought everyone knew about that. Why, a delicate flower like Mrs. Adler? Heavens above or below. Where'd you find this? Ciao, Larry. Grazie per il terzo mese. Ciao, Mario TV. Are you sure about this? Beddu. Certain, sir. Quite certain. Mrs., let us away. Wish us luck. I've only crashed twice. Now, pull on that rope and hope for the best. Ah! You boys have fun. How did you get out of this? Non è Elton John che è morto di tisi. Ho detto un personaggio dei musical. Ma no, da Macron. Non ho mai detto che era Elton John. È vivo Elton John. Poi, no, Cro. Che fico! Ablutions, liquids over the side, solids, do your utmost to levy the situation until we land. Okay, Mr. Bullard. I had a client once who fell foul to a rotten oyster on the... So? A decidedly harrowing experience for all involved. Minchia, mi fanno fare la missione dove volo dopo che mi hanno diagnosticato la tisi. Eh sì. Oh. My God. Yes. Heavenly indeed. Quite remarkable, isn't it? Feels like we have a nice westerly wind, so keep her around this height. This particular vessel is state of the art, sir. Imported from Europe. Ma che figata è? This side pump. So long as it works. Maybe ease off the throttle there, sir. We need to be lower. There's not enough wind at this altitude. Now this is good. Nice airflow here. You sure you shouldn't be doing this? Oh, not at all. A child could operate this. With Hola, a little vision. Mrs. Adler told me you were very... Grazie, Light. Bentornato col quarto mese. She did she? Up the heat now. We're a little low.
che paura. Arthur and Arturo. How perfect is this? My mother was a keen student of the Italianate. My brother's called Baldassario, so you could say I got off lightly. Look, I'm trying to concentrate here. Did you breakfast in the city this morning, Mr. Morgan? Not exactly. Well, I have a boiled egg in my pocket here that you're very welcome to. I think I'm all right, thank you. Recalling the Lucian's discussion. Well, just say the word. You interested in the pursuit of aviation? I didn't exactly. Mrs. Adler thought she'd surprise me. Ah, a very nice woman. And no shrinking violet. Definitely not. I prefer slightly more feminine attire on a lady, but variety is the very spice of life, as they say. Or is it, though? Did you know they locked up the man who wrote that in a mental asylum? I did not, Mr. Bullard. See that building up ahead on the island? That's the infamous Sisica Penitentiary. Whoa there, no need to go any higher. We shouldn't fly too near to it, though, sir. Voglio soltanto avvicinarmi adesso. What do you mean? C'è John lì, eh? This isn't funny now. What on earth are you doing? The guards are bound to spot us. Calm down. They won't care if we stay high enough. I'm just looking for a friend of mine. A friend? Poor bastard has a habit of being in the wrong place at the wrong time. I heard they got him working the fields in a chain gang. Dear God. Ah, devo raggiungere la metà della quota? Perché vedo che c'è un segnetto giallo lì. Tocca riguardare Moulin Rouge, mi sa. Finalmente qualcuno che ha capito la citazione a Your Song. E che non voglio spoilerare, ma non mi sto riferendo a Elton John. Però la canzone di Elton John è stata utilizzata in un musical. Fa più giostrare un The wind. Well, this is most unusual. Relax, Mr. Bullard. Take over. Keep us well away. I'll do my best. This filly isn't the easiest to control, you know. Please hurry. I might be wrong, but it looks like you have the binoculars too high. Maybe try looking lower down. Cioè, qui? I can't believe we're doing this. That ain't John. Okay, he ain't by the barn. This was not the tour I had in mind. That's not him. Look a little suspicious, wouldn't you say? Is that some people just down from where you're looking? Should we think about heading back? Zitto. Is he one of those on the left? Grazie per il suggerimento, Arturo. La sinistra dove? Lì?
looks like him. It's hard to tell, though. Yeah, that's him. Merda, è proprio John. Say the specifics of this job were not described to me at all sufficiently. Well, it's done now. Ah, there's Annisburg. Sure. Good Lord, is that Mrs. Adler? Where? Being chased. Oh, merda. More trouble, sir? I expect so. I'm starting to rather enjoy this. Non... Oh, quella sedia. Pa. Hey, say it! Up here! Non ne ho preso uno. Uno ne ho preso. No, no, li voglio prendere in testa. Ah, lo so che posso prenderli al corpo, però mi piace prenderli in testa. Addirittura. I'm starting to rather enjoy this. Say it! Up here! Shit, they're O'Driscolls. Mrs. Adler has a lock. Thank you.
Cioè, quello prima era tutto cagato e adesso dice what a day? Dov'è? È il caso, Arthur. Sto andando, sedi, ti giuro. Ora. Assurdo. E ora che faccio, sedi? Te lo meriti, Sedi. Lunga vita a te, porca. Merda. Spegnere fuoco. Chiama. Oh, ci sei, Sedi? Mi copri te? Arthur, enorme masso. Ma porco!
fuori. Il mio formaggio preferito è il parmigiano, bro. Sono un grande amante della pasta. Okay. He's already been tried twice for murder and found guilty. Sure, no doubt he'll escape again. No, he won't, because we're gonna make sure of it. We have our own problems with the law, in case you ain't noticed. Dutch will want to see him swing. Sure, Dutch. He wouldn't even help us with Marston. And our situation is really messed up right now. You know how things is. Avete un gusto variegato di formaggi, ragazzi. Closely followed by Marston. You saw him? Yes. Arthur, non alzare la voce con Sadie. Okay. Then we go rescue him. From a state penitentiary? No. But from the fields? Yes. That we can manage. Well guarded. Guarded, sure, but not behind bars. No, it's not behind bars. So, that's how we'll do it. Bust him from his work detail. I guess. It's best just the two of us go. The two of us is all there is, anyhow. Good, because two is all we'll need. I'll get us a boat, a little one, and we'll sneak in and get him out of there. Meet me at Copperhead Landing. Thank you, Arthur. Whatever you say, boss. I heard that. Bedu. Che gioco di merda, comunque. Andiamo, Arthur. Piacere che muori. Ehi. Non si rompe l'amo? La lenza? Un gioco che non bada ai particolari, questo. Devo pulire le... Oh, che succede? Pedro! Ciao Diego, grazie per il ride. Guarda. Un alligatores. Ce ne sono altri qua. È morto? Bello. Ma che occhi c'ha? Carne di alligatore?
Guarda che tagli. Ah, solo la pelle? No, carne sì. Vedo. Beh. Dove c***o sono? Alligator City? È uscita proprio male. Immagino che qui non ce ne siano altri. Cosa sono questi plin plin qua? Sono alligatori quelli? Vedo, hai fatto bene a scappare. Okay, yeah. Andiamo da Dutch. E basta? Allora, come si lavano le armi? Non l'ho mai fatto. Materiali, ingredienti, oggetti vari. Oggetti preziosi, documenti, carichi del cavallo, provviste, tonici. Non penso. Olio di serpente. A ruota delle armi. Ah, manutenzione. Ma guarda là! Che bello! Ipnotico! Tutte lorde! Perfect! E sì. Apriamo tutti a sto punto. Springfield. Che pure il mio fucile migliore. Mai usato nelle missioni perché me ne dava sempre un altro. Rolling block. Varmit con... E lui? L'altro mio fucile dorato.
Non ho più olio. Ok. Andiamo. Bello che si usurano le armi. Porca. Quando è stata diagnosticata la tisi ad Arthur, io mi sono seriamente dispiaciuto. Cioè, ho provato un po' di angoscia. Non ti piace la prima versione su Red Dead? Ma non l'ho mai provata, sinceramente. Secondo me si potrebbe usare tanto per l'RP questa roba. Figo, sembra molto VR. Forse un po' mal di testoso, eh? Charles. Well, we're back. That was some coming home party. We need to get out of here. I'll speak to Dutch. I speak with Dutch. Hey Dutch. Mamma mia, Dutch ha perso la testa. Vediamo com'è messo. Usciamo? Mike, io con te non ci parlo. Dutch. You okay there? Working it all out. Once and for all, Arthur. What now? We're back, and I'm sitting here, and I am contemplating the great journey of the sun and considering a famous chess move. Grazie, ciao Oste, grazie per i 100 bits. Justice, the Pinkertons, and their benefactor, the depressing millionaire Leviticus Cornwall, they want us, Arthur. They want us. And they are going to have us. Well, maybe they ain't the problem. Meaning? I don't know. It's just, well, I can't help but feel we would have been better running off someplace else. But the game ain't over, Arthur. I mean, I ain't played my final move, but I guess I'm more interested in saving lives than winning a chess. And maybe life ain't such a thing to cling on to so tightly. No doubt. What about the women? You sound like Hosea. I miss. No, so. I asked you a question. What do you think? We can't stay here. That much is obvious. Where are we gonna run to? I mean, they chased us from the west. They chased us over the mountains. They ran us into the sea. Arthur, do you have my back? Always, Dutch. But there's more than your back to worry about. We need more money. We've been on the run for months now, and I seen you killing folk in cold blood like you always told me not to. And I'm sorry, but I can't help but think that if we there is country in Roanoke Ridge past Butcher Creek, I believe we could hold. Okay. You and Charles, you could take folks up that way. Micah and I need to do some reconnaissance. I ain't got a final plan yet. Arthur, I ain't got it. I just need time.
I need time and no traitors. In tutto questo c'è una talpa. In tutto questo noi abbiamo una talpa nel gruppo. Ma no, da macro. Mannaggia la madosca. Ci abbiamo la c***o di talpa. Charles, be right with me. Always. Dani, dai, coraggio. Si deve andare a dormire. Up past Butcher Creek. Smurfy Brute Country. That's why I'm asking you to ride with me. Sì, sì, sono messinese. Ti voglio bene, Charles. Sei un c***o di grande. Even the law won't follow us up there too willingly. Yeah. I did some scouting up there while you boys were away. Per me è il più brillante, Charles. Grande. You'll see. Mi sta piacendo la storia. Minchia, bro. Non mi ricordo una storia più bella. Però devo dire che a tratti è il gioco peggiore che abbia portato in live sotto tanti aspetti. Posso dire la verità, tornassi indietro non lo giocherei in live. Lo giocherei da solo. E non voglio far dispiacere a nessuno, ma è veramente opprimente giocarlo con qualcuno che l'ha già giocato. Insopportabile, si pensa tanto che si ami questo gioco, ma lo si tratta come un c***o di vanto. Mi sono divertito poco. Poco. Fai quello, fai questo, fai quella missione, fai quel particolare, fai quello, perché ovviamente la gente lo conosce e non mi lascia fare la mia esperienza. Brutto. Brutto. Forse il gioco che più mi ha dato fastidio sotto questo punto di vista. Opprimente. Molto opprimente, perché non c'è nemmeno la tranquillità e la naturalezza di fare queste cose, perché poi ovviamente quando ti si obbliga a fare delle cose non ti viene voglia di farle, no? Molto, un gioco con una community veramente disturbante. Però il gioco è meraviglioso. Forse il miglior gioco che abbia mai giocato insieme ad altri 2-3 titoli. Però mi sto divertendo un sacco, eh. Meravigliosa esperienza. Però è sicuramente un gioco che va giocato in tranquillità e... Qui c'è tanto posing. Tanto posing. Old Strauss knew about it. The locals are terrified of the place, so we figured that might buy some time. And it did. Until one of you brought the law with you. Where did you end up again? Cuba? Not exactly. Tu, Charles, hai evitato. Ci hai fatto scappare. Si è attirato tutte le guardie. Perhaps not, but he's always managed to figure things out in the past. I know. Yeah, you're right. Just it's been guess I just miss Hosea and his wisdom, you know? Of course. Hosea. Morto Hosea. Il gruppo non ha più un briciolo di buon senso. Morto Lenny, non c'è un briciolo di tenerezza. Arthur si è ammalato. E il gruppo si sta piano affievolendo, poverino. Thank you.
Gli ha detto Arthur, hai ucciso una persona a sangue freddo, dici sempre di non farlo. Il mio preferito dei vivi è sempre Charles, a parte Arthur ovviamente. Some men there spoke a lot about the Murphy gang that hides out in these caves. We're gonna need to be careful. They're animals. Everyone is terrified of them. Prendiamo il largo. Dutch didn't mention this. Well, hiding up here. Not a crazy idea. Anche Xavier mi piace, sì. This is a spot nobody comes near, even the law. Just be ready. It won't be pretty. Sì, John, oh, mamma mia, che sfigato, John. Insieme, Arthur. Ma c'è un coccodrillo, e se tipo gli andiamo addosso? Che succede? Ma non è un cocco. Guarda che bellezza. Comunque Red Dead Redemption prende GTA e gli dice ok, tu sei un bel gioco, ma io sono immenso. Per me non è nemmeno paragonabile Elden Ring, perché Elden Ring a un certo punto non ha questi particolari. Elden Ring li ricicla. Qua non ho visto una punta di riciclaggio. Una, sempre cose nuove, particolari, side story, immense, ma Elden Ring non è così, non è così, e non è immenso come si crede. Adesso vediamo il DLC, però dico, a un certo punto incontri gli stessi design di personaggi, ma hanno semplicemente più forza e più vitalità, cioè come Red Dead Redemption io non ne ho visti. Vabbè, Furippo ha attaccato Doki Doki, è pazzo. Ad Hades sono fortissimo. Fortissimo. Guarda qua che figata. Guarda sto chiaro di luna. Non capito dove fare. Ok. Bidu? Ciao Bidu. Che razza sei? Malconcio sei, sei troppo Bidu. Sei Bidu. Bidu. Sei Bidu. Sei Bidu tu. Feel my theft. Theft. Mi dispiace per l'esperienza negativa che hai vissuto. No, non è negativa, sicuramente con critiche e con senno di poi, ma non disdegno niente, anzi è comunque uno spettacolo questo gioco. Devo essere anche sincero che da streamer è uno di quei giochi che c'ha tanto tossicume, perché viene visto come una Bibbia, non come un videogioco, ed è un peccato. Però non è assolutamente un'esperienza negativa. Non è da 10, come do molto spesso alle esperienze che faccio in live. Anche Undertale a me non è piaciuto poi così tanto giocarlo in live. Perché c'erano proprio dei pazzi che mi dicevano le cose. Dei c***o di pazzi, ragazzi. Pazzi. Io lo gioco tutto Red Dead Redemption. Tutto. Tutto, sempre in live. Poi ragazzi, a quest'ora tutto sto chill è meraviglioso. Meraviglioso. Cioè, guarda qua. Guarda quei c***o di spiragli di luce di luna.
can see why folks don't want to come around here. Ain't exactly a welcoming place. Lots of stories of people going missing around these parts. Just recently, a stagecoach from Annisburg disappeared without a trace. Grazie ancora, Phil. Guess that's good for us. Assuming these inbred bastards are willing to part with their own. Minchia, graficamente si difende sto gioco. Sembra che domini, ragazzi, non che si difenda. Queste esperienze io non ne ho mai avute. Guarda qua. Io a Red Dead Redemption 2 do... da 1 a 10 do... 9? Come si fa a dare meno di 9? E gli do 9 nel 2024, eh? Cioè, boh... Non gli do 9 perché per me 10 Other Wilds. The Stranding non l'ho mai giocato, sai. Però ho visto un secondo di live di qualcuno e ho visto quello che io per quanto riguarda i... Cioè, guarda che bella sta camminata. È tutta da godersela chill, questa. Si vede che Arthur è malato, eh. Ho visto in Death Stranding tipo per 4 fili di plastica, manutenzione, fai la base, quelle cose mi fanno atterrire. Non mi piace. È il motivo per cui ho droppato Subnautica. Per 4 cose devi costruire, devi mangiare, devi craftare, no. Per me di quelle robe là si salva soltanto Minecraft. Io non ho assolutamente pazienza. Se ci fossero soltanto le camminate, ok. Ma non lo so se ci sono soltanto camminate in Death Stranding, eh. O forse ho visto male. Ho visto tipo per 3 cose. Guarda che figata. Cioè io non mi viene per niente di correre. Anzi, vi dirò, secondo me le stelle non sono nemmeno messe a caso. Ci pensi? Sono la vera ubicazione delle stelle per fare le costellazioni. Sarebbe da pazzi. Ah, non sono obbligato. Posso anche soltanto camminare e avere la narrativa. Sono costellazioni vere, vero? È vero, tutti dicono che Red Dead Redemption è lungo. Io sto vedendo che sono al giro di boa e mi dispiace. C'è il crafting ma non c'è il farming. Io giocherò a tutti i videogiochi possibili e immaginabili e lo farò sempre in live. Molto spesso sono sempre in live, quindi è la cosa migliore per recuperare i capolavori. A proposito, non so cosa fare dopo Red Dead Redemption. Alcuni mi dicono The Witcher. Potrebbe combaciare col DLC di Elden Ring, la fine di Red Dead Redemption. Non faremo Roblox al posto di Red Dead Redemption, Jov. No, Red Dead 1 no. Non reggerebbe il confronto. Potremmo ridare un'occasione a God of War. Oppure Metal Gear Solid. Ma... La puzzola. No, aspetta, voglio provare una cosa. Non scorreggia? Peccato. Thank you.
The Last of Us lo proverò mai in live più, mai. Me lo recupererò da solo, ma in live sarebbe insopportabile per la stessa ragione per la quale ho parlato di Red Dead Redemption. Essendo che io i giochi li sto scoprendo in live, per me la componente community fa parte delle motivazioni per giocare a un videogioco. E The Last of Us, ragazzi, è ingiocabile. Ingiocabile. Follow me, stay quiet. Oh merda. Come on. Possiamo? Bioshock non l'ho mai giocato. Come on, up this way. I say we deal with them from here. You take one, I'll take the other. Well, how about I do the skinning? Then who do the carrying? You're a son of a bitch, you know that? Good job. Bello! Stop and have a look from the top of this hill there. Bello! Anche un gioco horror sarebbe l'ideale per spezzare, sì. Visage l'ho giocato. Bellissimo ricordo per me Visage, gioco di Cristo. Stagecoach went missing. Jesus. Ma che cazzo? Visto un braccio? All right. Let's get on with this. Okay. What you think? I'm gonna head into the cave or flush him out with dynamite. Let's surprise them in there. Get a little closer. Ready? Let's get this over with. Mortuari abbiamo giocato in live. Arthur c'ha la tubercolosi, Geoff. A proposito di horror, ma che sta succedendo? Sì, ma che cazzo sta facendo?
Oh oh. Ma vengono a mangiarti? Grazie. Ma che succede? Just calm down. Please don't kill me. Don't touch me. Hey. It's okay. It's okay. Shh. You're safe. Non l'avrei mai abbracciata con questa irruenza. Ok, tranquilla. Certo che cadono davvero. Molto horror. Ok. Let's go. Minchia, ma quanto si vede che Arthur sta male. Where are you from? Annisburg. What do we do with her? Take her there and I'll go get the others. Sure. Miss, you okay to ride on my horse a little? I'll keep you safe. Annisburg, right? Yes. Ah, ok. È diventata inaspettatamente sicura di sé. It's okay, miss. The others, they killed them. You're safe. Scusa. Now. Just try to breathe. They're animals. I know. Yeah. Raramente un animale si mangia tra si mangiano tra di loro gli animali. Tipo cani che mangiano cani, eccetera. Direi proprio che sono umani. I griceti lo fanno. Mangiano la prole. Porco! La prole. Ma lo fanno per sopravvivere. Penso che gli esseri umani possano cacciarsi qualcosa di un pochino più facile da mangiare. Vabbè, i pesci sono un altro mondo, sono alieni. Guarda sta luce. Buonanotte, Valerion. If you get me to the main street, I can show you from there. Ti mando un bacione, okay. Valerion. Yeah. I gufi lo fanno, gufo. Tu
tutto al massimo, non al massimissimo, perché sto anche streamando e non vorrei sovraccaricare, però sono a un bel 80% di resa massima. I giganti lo fanno, ma i giganti lo fanno per un motivo ben particolare. Un motivo inconscio. I Little Nightmares io li ho portati. Mi è piaciuto tanto il primo, mi è piaciuto tantissimo il secondo, ho odiato il DLC. Just head for the main street. It'll be easier to walk from there. Ragazzi, va bene non dire sempre frasi mainstream, ma una la voglio proprio droppare. Ma quanto è bella Attack on Titan. Cioè, per me Attack on Titan già è senza tempo, è un capolavoro già. Tipo Jujutsu Kaisen è sulla cresta dell'onda di questa generazione, ma Attack on Titan è un capolavoro. Capolavoro. Madre. You saw some pretty bad things, I'm afraid, ma'am. Murphy Group guys. Oh my God. How did you manage to? I just ran into them and found her. Oh, thank you. Here, let me give you this. Okay. Thank you. That's mighty kind of you. Sempre lei. Thanks, buddy. È un capolavoro. Capolavoro. È il motivo per cui la gente dice che rende, scusate. Found a girl. Took her home. Oh, you and Micah find anything? Maybe. I think maybe I found our old friend Mr. Cornwall. You did? Yeah, he's buying a stake in the mine in Annisburg. Relentlessly ambitious fella, isn't he? Mike and I'll sniff about, see if he knows we're here and exactly what his plans are. I found her drunk in Saint Denis. You're back. How jolly, Miss O'Shea. It's funny, you sack of shit. Back and drunk. The master, the Lord God Almighty. Calm down. I won't be ignored. Dutch Vanderlyn, I haven't him. I ain't her. Or any of your stooges. Calm yourself. You don't owe me nothing. Calmati tu, Dutch. I don't owe you nothing. Nothing. Okay. Calmati tu. Spit in your eye. I did. I told them. Sorry? You know, I told him and I tell him again. Now I've got God's ear. You told who what? Mr. Milton and Mr. Ross about the bank robbery, and I wanted them to kill you. You did what? I loved you, you goddamn. No, 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 no. You know the rules. You're not so big now. Are we, Your Majesty? You... Micah. Cosa? She knew the rules, Arthur. What the hell is wrong with you? Mr. Pearson, Mr. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Okay. Now get back to work, all of you. Quit your lollygagging. Get back to work. Yeah. C'ho i brividi. Ma no, da macro. Ma cosa ci fai qui, Dutch? Ma cosa ci fai qui? Ma che ci fai qua?
Il castello di Dutch si sta sgretolando. Sono grosso, sembra che c'è 90 anni. You're a nasty woman, Miss Crenshaw, a nasty woman. You think I wanted to shoot her? You seemed to like it. I saw that beady look in your eye. You're drunk again, and you're a fucking murderer. She broke the rules. She did no such thing. She was in love. You sour-faced old crone. Let's hope for a better day. Murderer. Murderer! I did what I had to do, Mr. Morgan. Non ti voglio rivolgere l'addio di parola. Siamo diventati un manico di pazzi. Sono tutti ubriachi. Una manica, scusate. You think Dutch has lost his mind, Arthur? I don't know anymore. I'm not sure I even care. Well, Micah says you've been saying crazy things about me. Cosa? Micah mi ha sentito? Io non ho mai detto nulla di male a Dutch e di Dutch. Quel pezzo di merda va a dire che è pettegolo di Dutch quando non è vero? Ma veramente adesso finiamo pure a pettegolare? Ma che abbiamo 15 anni, ragazzi? Porca a questo gruppo mancano Lenny e Osei. Che non si dice Osei. Osaia, scusate, ragazzi. Charles, tu sei un grande. Tu sei il migliore, tu sei un fregno, sei il più grande. Che saggezza, Charles, sei veramente un fico, tu sei un fico. Un fico. Questo gioco sta prendendo dei risvolti veramente, veramente tragici. Il gruppo si sgretola, la salute mentale del gruppo, che ovviamente è rispecchiata dal suo leader, sta finendo qui, gli avrebbe sparato anche Dutch. Come muore sta ragazza ubriaca mentre dichiara l'amore e anche la follia che aveva in corpo e viene sparata da un fucile a pompa alle spalle. Alle spalle, uccisa come un cane. Come un cane. Sapeva le regole, avevi almeno la decenza di trattare la cosa di faccia a faccia, non che gli spari con un fucile a pompa alle spalle. E poi le regole cosa fai? Ti tradisce il gruppo, ti dobbiamo uccidere? Ma che roba è? Se io sono il leader di un gruppo e un mio alleato, un mio fidato mi tradisce, io lo esilio, non lo ammazzo. Non posso passare la mia vita con un fratello, poi il fratello mi tradisce e lo voglio uccidere. Sì, non si tradisce il gruppo, infatti non si può più convivere, non si può stare nello stesso posto, ovviamente, chiaramente, ma ammazzarlo con un fucile da dietro, sparargli alla schiena con un pompa, ragazzi, non si fa. Stanno tutti male. Cosa? Comunque, secondo me, Arthur non rinnegherà tutto questo. Ma capirà di non averci niente a che fare dall'inizio. Darà ragione, cioè si pentirà di non essere fuggito in amore con Mary. Muore sicuro. Si sta spegnendo lentamente mentre vede la sua famiglia ammazzarsi tra di loro e tradirsi tra di loro. Con la sua figura paterna di leader a livello di gruppo, perdere la testa. Dutch inizia il gioco che è un idealista, un sognatore, un responsabile. Che personaggi ben spiegati, sono tipo una dozzina, sono tutti veramente con una grande profondità caratteriale. E Arthur non c'entra niente con nessuno di loro. Lo sai con chi c'entrava Arthur? Con Lenny c'entrava. Comunque l'ho già ripetuto, però è assurdo. Sono morti
sono morti loro che era all'interno del gruppo, significavano Osaia era il saggio, era la saggezza, Lenny era la giovinezza, l'infanzia, l'ingenuità. Morti loro, sono diventati tutti pazzi, si è sconvolto l'equilibrio, mancano proprio qualità. John, sì, Osaia era più l'ordine, Lenny aveva 19 anni. Morto sparato, mentre scappavamo come dei cazzo animali perché ci servivano i soldi per andarcene via. Ma guardate. Dutch che dice: noi porteremo un nuovo mondo, l'era sta cambiando, che fa il progressista. Sembra proprio che quando muore lui il mondo cambia. Sembra proprio che il periodo successivo sarà quando persone come Dutch moriranno. Ed è una cosa che non avrei mai detto a inizio gioco. Sembrava il vero progressista Dutch, ma che c***o gli è successo? Stavo tradito, gli sono morti gli amici. Probabilmente sente anche delle responsabilità che non ammette. E Gavin non sappiamo chi sia.